annunciamo in realtà ci coinvolgerà davvero in maniera forte su un tema che voi sapete che è il tema dei rifiuti nell'anno prossimo. Qui mi sembra interessante denunciare da cittadino che adesso fa l'amministratore, perché mi piace dire questa cosa, che qui l'immaginario di che cosa sono quelli che hanno per un momento della loro storia la responsabilità collettiva credo che dovrebbe essere un po' aggiustato. Io sono un cittadino esattamente come tutti voi, che si interessa alla cosa pubblica da tanto tempo, discutendone e ragionandone con tante persone, che ha dato la disponibilità a fare questo. E noi abbiamo cercato, là dove eravamo negli anni passati, di promuovere dei cambiamenti, in particolare su alcuni temi. Il più importante che incombe sulla città è quello del cambiamento del rapporto tra noi cittadini e i rifiuti. Noi siamo una città che sta proprio sul fondo dal punto di vista delle classifiche per quanto riguarda la capacità non solo di selezionare e di differenziare i rifiuti, ma anche a parere mio rispetto alla capacità di ridurre la quantità dei rifiuti, perché i processi nei quali noi oggi ci troviamo a vivere non ci chiamano soltanto alla responsabilità di recuperare e differenziare, ma anche in qualche misura di far orientare in maniera diversa questa nostra società che continua a produrre quantità mostruose di cose assolutamente inutili. Qui io ricordo un passaggio che evoco sempre, ma non mi chiedete il nome dell'autore di questa riflessione, che è un americano che, scrivendo una riflessione di fronte a una montagna di rifiuti, diceva: lì dentro ci sono le cose che abbiamo voluto a tutti i costi e che poco dopo non ci sono piaciute più. Noi abbiamo una società fatta così, che ci ha spinto e ci spinge continuamente ad acquistare, a consumare, a buttare. Se voi pensate, qui questo dato mi serve per dirlo, che ciascuno di noi, sto parlando di noi comaschi, nell'anno 2012 ha prodotto 461 kg mediamente di rifiuti. Parliamo di 461 kg per ciascuno di noi. Questa è la quantità di rifiuto che la nostra città in un modo o nell'altro ha prodotto e che deve smaltire. Di questa c'è una quota, che è una quota assolutamente ridotta, vi voglio dare il numero esatto per non dire dei numeri a caso, che è differenziata, che rappresenta, vi dico la non differenziata così è più semplice, la non differenziata sono 286 kg a persona, cioè di questi 400, abbiamo detto 61, 286 non sono differenziati. Il resto è differenziato, sì, ma in che maniera? Noi usiamo il famoso sistema del sacco viola, dentro il quale buttiamo un po' di cose, la carta, la plastica, un po' di metallo, un po' di altra roba. Di questo non tutto in realtà è un processo di differenziazione. La carta che buttiamo nel sacco viola in realtà non viene differenziata così come noi andiamo a sperare. Quindi il processo che noi abbiamo innescato, e vi dico che l'abbiamo innescato nel 2008, noi eravamo allora alla minoranza, avevamo introdotto un processo che ci portasse finalmente a poter essere cittadini almeno della fine del secolo XX, se non del XXI, e cominciamo a ragionare in maniera diversa, cominciamo a promuovere un'operazione di differenziazione. Questa cosa, se fate conto degli anni, dal 2008 per arrivare a completare tutto un processo che consisteva nel costituire una gara che avesse determinati indirizzi e determinati obiettivi, ci ha portati a iniziare ad avere il passaggio di consegne nel 2013 e ad avere l'avvio di questo processo nel 2014, cioè l'anno prossimo. Allora, qui è chiaro che c'è un problema importante, che è un cambiamento di atteggiamento. Atteggiamento che significa ovviamente imparare ciascuno di noi a fare un certo lavoro nella propria vita quotidiana, cambiando i comportamenti e gli stili. Io vorrei adesso sottolineare come questo elemento, a parte avere una valenza culturale e ambientale, ha anche una valenza economica. E vi dico le cifre: noi oggi paghiamo, abbiamo appena ritrattato la cifra dello smaltimento dell'indifferenziato, paghiamo 99 euro a tonnellata più IVA. Per ciò che mettiamo nel sacco viola paghiamo 89 euro a tonnellata. Quindi paghiamo una schioppettata, e qui pensate che noi produciamo 460 kg di rifiuti, che è materiale che abbiamo acquistato, quindi che abbiamo pagato una volta, e che poi una seconda volta ripaghiamo, fate voi i conti, per farlo smaltire.
Quindi anche dal punto di vista semplicemente economico noi siamo degli squilibrati, compriamo cose inutili per poi pagare per farle in qualche modo smaltire. Il processo che viene messo in campo rispetto al tema della differenziazione è invece un rapporto più virtuoso, nel senso che il tema diventa quali di questi materiali possono essere rimessi in un percorso di riutilizzo. Questo porta immediatamente dei valori economici, nel senso che la carta, il metallo, il vetro lo facciamo già adesso con le campane, il vetro, sono tutti materiali che producono alla vendita un utile a chi li consegna nel posto opportuno, e questo ovviamente dall'anno prossimo cominceremo a farlo, per cui invece di pagare per smaltire tutta sta roba avremo un'entrata. E accanto a questo ovviamente ci sarà la raccolta dell'umido, umido che sono ovviamente gli avanzi svolti degli alimenti, che hanno un destino di oggi assolutamente a perdere, domani torneranno come in tutti i luoghi con un po' di civiltà verso la possibilità di un recupero. Questo ha un costo, per noi sarà intorno ai 75 euro tonnellata, ma capite, comunque un 25% in meno rispetto a quello che ci costa oggi ciò che buttiamo nel cosiddetto sacco nero. Però tutto questo non ci basta se accanto a questo non introduciamo dei processi di riduzione delle quantità. Lo slogan rifiuti zero a me sostanzialmente non piace, perché mi sembra un'ingenua, come dire, rappresentazione di qualcosa che non esiste. Tutti quanti noi sappiamo che alla fine del pranzo qualcosa, diciamo, dentro il piatto avanziamo, insomma. Allora il problema non è tanto quello di pensare a rifiuti zero quanto piuttosto a indifferenziata zero. Noi dovremmo diventare capaci di arrivare a dire: io non lascio assolutamente nulla nel sacco nero. Certo.